Ciao a tutti, benvenuti a casa mia e al canale Icio The Cook. Oggi prepareremo delle crocchette di patate. Per questa ricetta, appunto, useremo delle patate. Io uso delle patate rosse, le ho già lessate. Per vedere se la cottura è a posto, basta infilare dentro una forchetta e se entrerà facilmente e uscirà facilmente, sono pronte. Poi useremo 2 tuorli d'uovo. Un po' di per profumare un po' di noce moscata, del parmigiano o del grana padano, circa un etto, 1 litro di olio, circa 1 litro di olio di arachidi, uso olio buono, mi raccomando, del sale e del pepe macinato. Ora passeremo a schiacciare le patate e dopo faremo l'impasto, che poi vi farò vedere come andare ad eseguire appunto la ricetta. Patate schiacciate, andiamo a unire i tuorli, quindi dobbiamo andare a separare il uno, a chi non piace chiaramente non la mettete. E il parmigiano o il grana, come detto prima. Un giro di pepe e andiamo a mescolare. Cioè dobbiamo fare un bel composto bello asciutto. Ecco, io ho usato le patate che erano ancora tiepide perché così si lavorano anche meglio, perché se è troppo fredda la patata non va bene. L'impasto è pronto, è già stato mescolato, è abbastanza sodo come vedete, per semplicità anche così dopo vi ungete le mani e vi farò vedere. Nella ricetta ci sono da aggiungere 2 uova intere perché così andiamo a impanare appunto le crocchette che verranno. Allora, aggiungiamo un po' di sale. Così, diamo una leggera sbattuta. Eccoci qua. Adesso andiamo a formare
le nostre crocchette, ci ungiamo un po' le mani e andiamo a prenderci un po' di impasto e facciamo i nostri cilindretti, cercando di farli un po' meno tutti uguali. Una bella crocchetta, eccola qua. Poi andiamo a unirla e per non evitando di sporcarci le mani, la raccogliamo e andiamo a metterla qua. Poi nel pane grattugiato. La mettiamo qua, ne facciamo un'altra, vi faccio vedere. Qua, sempre nell'uovo. Qua. Ecco qua. Allora, ora andrò avanti, finirò tutto l'impasto e poi vedremo la cottura. Allora, abbiamo finito di preparare, come vedete, le crocchette, le abbiamo impanate tutte, circa dai 36, 37 ai 40 grammi l'una. Queste qua sono un po' più grandi, sono le prime, però ci mettono troppo a cucinarsi, va a rischio di bruciare. Adesso inseriremo l'olio qua, abbondante, ecco così, tutto l'olio. Accendiamo l'induzione, mettiamo al massimo. Intanto lo portiamo a temperatura. Allora, la temperatura di cottura si aggira dai 180 ai 190 gradi. Prendetevi un termometrino come questo, costa veramente poco, con 10 euro ve lo comprate. Così non dovrete più aver paura della frittura, perché la frittura è soltanto una costante di olio a temperatura corretta. Quindi adesso noi facciamo scaldare l'olio. Quando sarà caldo andremo a inserire poco alla volta, ne metteremo dentro 3-4, non di più perché sennò andremo ad abbassare troppo la temperatura. Cotte queste ci vorranno 3-4 minuti, 5 al massimo, e poi andremo tranquillamente a toglierle e così proseguiamo con la ricetta. Eccoci, siamo pronti ad inserire le prime crocchette. Facciamo così e andiamo a metterle giù. Mettiamo dentro un'altra. Ecco. Adesso le lasciamo andare. Ora le lasciamo cucinare per bene e poi vi faccio vedere, farò le altre e vi farò vedere il risultato finale. A dopo. Lascio giù ancora un po'.
le prime sono già pronte. Vediamo qua. Inseriamo le altre. Siamo le ultime, le raccogliamo, andiamo a scolarle. Andiamo giù. Eccoci qua. Senza scottarsi. Andiamo a metterle dentro qua. Eccoci qua. Allora, crocchette di patate per i vostri bimbi o anche per voi adulti. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like. Intanto un saluto dal canale Iccio the Cook. Ciao, alla prossima.